Si passa invece alla gara dove ho finalmente capito perché tutti si menavano con le soffici. Ebbene sì, purtroppo la nuvola di Fantozzi si è palesata, io ho ignorato bellamente il meteo nelle qualifiche. Stavo continuando a recuperare fino al giro 9, dove all'infanissima chicane del castello sbatto due volte sui muri rompendo l'alettone, in una manovra che ricorda Alberto Tomba in Alex l'Ariete che sbatte contro gli stipiti della porta in una famosissima scena d'azione. E intanto si sta avvicinando a Trafede che sta avendo un ritmo di gara davvero pezzentissimo con le gomme dure e Bumblebees quindi tenta di insinuarsi dove le normali scope non arrivano, però là è difficile davvero sorpassare, a meno che proprio non c'è un errore madornale dell'avversario. Io invece non devo peccare di fuoco e devo aspettare il momento giusto per attaccare Trafede. Il momento giusto è adesso, perché ho il DRS e ho un bello spunto su Trafede che lui si difende, io invece mi butto all'interno e riesco in staccata a superare Trafede. Un sorpasso quasi da manuale del calcio. Io tengo sto superpotere che sono viola nel secondo settore, però il resto del giro fa talmente schifo che alla fine mi ritrovo sempre dietro la graduatoria delle qualifiche. E il momento più cruciale di questa gara, perché se riesco, come ti ho già detto alla vigilia, di rimanere intatto oltre la prima curva, magari entro nel ritmo. Io di sicuro non riesco a spalmarmi nei guardrail, però bisogna stare attenti a non rompere l'alettone. Tranquillo, tant'è che al giro 33 comincia il mio stato confusionale. Allora, mi aveva appena doppiato una Ferrari e vedevo un'iconcina rossa dietro, quindi io pensavo che mi dovesse doppiare un'altra Ferrari. Quindi mi faccio la parte aspettandomi una Ferrari e invece con mio sommo stupore mi ritrovo la Sauber di Laco trasparente, che però mi stava dietro, quindi non capivo che cacchio stesse succedendo. Il fatto è che una Ferrari non mi doveva doppiare e Laco invece stava un giro dietro a me, perciò era trasparente. Però c'erano ancora ste cacchio di bandiere blu che non si sapeva da dove venissero. Fatto sta che comunque in questo casino non solo Trafede se n'è andato, ma poi io dovevo anche far passare qualcun altro, quindi mi faccio la parte e faccio passare Leclerc, che però lottava per la posizione, quindi ho dato una posizione a Muzzo e vado anche lungo la Sandevot, spaccando completamente l'alettone anteriore. Appunto per non farsi annullare il giro o ancora peggio fare una fine miserabile come quella che ho fatto io proprio alla fine delle qualifiche, perdendo l'alettone come un completo decerebrato. Passando invece all'inizio della gara, abbiamo visto che il meteo promette pioggia a secchiate con addirittura questo simbolo che non so che cacchio sia, non so se invasione di locuste oppure grandine o qualche altro agente atmosferico ancora ignoto al genere umano. Continuo quindi per questo mio primo giro quando improvvisamente una Red Bull gioca a fare il carabiniere al posto di blocco e vengo completamente obliterato da questa situazione disdicevole. Affrontiamo questo trentesimo giro ormai con la carogna in corpo, me la sentivo bella calda, poi c'era gareggiero che faceva anche dei piccoli errori come questo qua in uscita di curva, io tento l'improbabilissimo attacco all'esterno che sembra funzionare all'inizio, però poi lui mantiene l'interno, io tento timidamente di fare l'incrocio di traiettoria, però lui fa ottimamente la tappo, io ormai sembro quelli lì che ci provano con la stessa tipa dopo che gli ha detto 5-6 volte no, e quello imperterrito sotto casa ancora con la scatola dei cioccolatini e la serenata. Gareggero, che fino ad ora è riuscito con le unghie e con i denti a mantenersi saldo in sesta posizione, quando poi finalmente va lungo e finalmente la porta è aperta per il sottoscritto per passare. Questo è il ritorno del campionato Academy di Formula Motorsport Drivers, campionato di cui adesso potete vedere la classifica. No, non c'è nessun problema con la grafica, è che fondamentalmente avendo saltato un sacco di gare e essendo praticamente uscito nei primissimi giri nell'ultimo Gran Premio di Silverstone, la mia classifica è praticamente talmente obbrobriosa che vi risparmio di farvela vedere. Però faccio l'ennesimo settore viola nel secondo settore. Io penso che a questo punto sia proprio un bug del gioco, perché altrimenti è impossibile finire sempre ottavi, decimi, con il secondo settore viola. E si affronta quindi così la prima curva, però perdo già ulteriori due posizioni.
anche se non so dove le ho perse queste due posizioni, perché non si vedeva un cacchio. No, e sto inseguendo il mio acerrimo nemico Ciccio Benza, che addirittura lascia spazio all'esterno e quindi quasi lo sorpasso, anzi lo sorpasso proprio di punto in bianco. La macchina non ce l'ho in queste condizioni, quindi purtroppo devo capitolare, anche se in uscita provo a menare l'acceleratore come un dannato, però purtroppo ho avuto uno sminchiamento in uscita di curva e perdo un po' contatto con quel davanti, anzi vengo anche attaccato all'interno della Greggero, che si infila senza chiedere il permesso, e io purtroppo devo dargli spazio e si prende anche la 12esima posizione, quindi purtroppo sono stato rispedito in 13esima posizione. Provo disperatamente a cambiare la strategia, però prima cambio la deportanza, poi chiamo l'ingegnere con il menu rapido, poi ci riprovo una volta successiva, però metto le gomme da bagnato e poi dopo richiamo il menu. Io purtroppo mi devo ancora abituare ai controlli sul nuovo volante, quindi ci riprovo un'ultima volta, non ci riesco, e quindi morale della favola, devo stare un altro giro con queste gomme intermedie e perdo una fracca di tempo. Questo è l'ennesimo appuntamento col campionato Formula Motorsport Drivers nel circuito dell'Hungaroring in appunto Ungheria, sperando questa volta ci sia una giornata di sole. Ok, è inutile che adesso vi rimembro la classifica, tanto c'è Leclerc primo a 127.000 punti e un Golden Globe, poi ci stanno tutti gli altri, Fabios, Ciccio Benza, Gareggero, Sbirulino, e poi dopo ci sono io. Al giro numero 6 improvvisamente nuovamente safety car, cioè adesso da che non usciva mai, già è uscita un paio di volte nelle ultime 2-3 gare, cioè insomma limitatevi. Lo spunto è buono, io ho il DRS, ovviamente Gareggero si difende però sempre all'interno e tento nuovamente l'esterno. Purtroppo Gareggero copre sempre molto bene la traiettoria, io non devo, anzi non posso fare più nulla. Si copre ancora bene all'interno, io vado verso l'esterno, però là non si sorpassa, quindi devo solamente cercare di stargli dietro. Attenzione, no, 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 no. Devo solamente sperare che le penalità non facciano problemi. Ok, come non detto. Questa è la gara di Monza del campionato Formula Motorsport Drivers, o come dovrei rinominarlo io, Formula Mai Una Gioia Drivers, per via dei miei risultati fantastici, oppure Formula Pioggia Drivers, perché come potete vedere anche questa volta ci sarà la pioggia. Ovviamente succedono sempre casini, poi è appunto come al solito, c'è sempre un bel po' di traffico. Che sto facendo addirittura, poi al giro successivo c'è Trafede che perde la connessione, quindi riesco anche a sorpassare Trafede stesso e quindi ad appropriarmi della quinta posizione, quindi altre posizioni donate come se fosse un po' il cibo nella mensa dei poveri, che sembra quasi essere diventato lui il mio nemico principale dopo Ciccio Benza, anche se non riesco ad odiarlo come Ciccio, purtroppo. L'odio per Ciccio Benza è talmente profondo che non posso evitare di non considerarlo a mia volta un nemico giurato. Apro l'ala mobile e cerco con la miscela a sorpasso al massimo di sbertucciarlo all'interno, cosa che mi riesce proprio all'entrata della Scari stessa. E comunque però mi ritrovo secondo, quindi sembra tutto andare bene, quando poi improvvisamente la safety car fa la sua comparsa, quindi. Però mi sono ritrovato Gero davanti un'altra volta. E questo non me lo spiego, perché alla fine io non avevo né penalità né niente, ma lui comunque mi si riciccia davanti. E infatti mi inserisco all'interno, do anche un po' spazio, ma lui taglia la chicane e quindi rallenta, però oblitera completamente Bada e anche parte del mio alettone anteriore. Io mi ritrovo quinto, ma mi ritrovo con un alettone tumefatto che era ancora più in salita, però almeno questa volta mi decido di andare box per montare gomme da bagnato. No, quelle non sono gomme da bagnato, porca miseria. E vabbè, quindi già dodicesimo, con la prospettiva di fare un'altra sosta box, ho deciso proprio di staccare la spina. Partiamo dalla testa della classifica, che ovviamente è capitanata dal buono F1 di Leclerc, che ha vinto il campionato da 106 anni.
E alla fine la parte bassa della classifica, con persone che hanno un quantitativo di punti pari al numero dei pollici opponibili. Allora, io, visto che non mi ero preparato assolutamente la strategia per la gara, ho deciso di effettuare una strategia alla Claudio Cecchetto, ovvero fare il giocaciue, come quel ballo degli anni 80 che uno ripeteva a pappardella la cosa successivamente, dormire, salutare, quella roba lì, e vedere cosa fanno quelli davanti e copia e incollare la mescola scelta. Andiamo al giro successivo allo stesso punto del tracciato e improvvisamente Andreas ha un mancamento e io qui ne approfitto. Lui addirittura proprio si ferma e si ritira dalle operazioni e guadagno fondamentalmente due posizioni grazie alla sola imposizione delle mani. Quando siamo adesso al giro numero 14, ma comincio a sentire un motivetto, questo vuol dire che è il momento della strategia di palesarsi. Come vedi? Quando invece al giro 23 mi butto all'interno alla S Rosenna e provo a superarlo in questo punto del tracciato, quando lui si difende molto bene in uscita, io riesco ad uscire per il blocco della cuffia. Se vuoi veramente battere Ciccio, tu devi assolutamente... Sbindala, svirgola, girati, sminchiati. Purtroppo questa volta l'intervento dello spirito guida non ha aiutato per niente e... purtroppo però Ciccio Benza ha un ottimo spunto di accelerazione, sta ancora all'esterno, io provo a tenermi ancora all'interno, c'è un contatto, però purtroppo Ciccio sguscia come un'anguilla e non posso farci più niente. Io con questa vi saluto e ci sentiamo alla prossima.